Queste due verità, si è detto, devono essere sentite, sperimentate, prima di poter toccare la vera porta d'oro. Queste due verità devono essere realizzate dall'aspirante, prima che egli possa stare in piedi sulla soglia e attendere il permesso di entrare nel tempio. Dalla descrizione che ci viene data delle altre due verità, sembra che queste appartengano piuttosto alla vita interna del tempio anziché a quella esterna, sebbene siano scritte nel vestibolo, poiché molto è scritto in quel vestibolo di ciò che deve poi venire elaborato sull'altra riva. Precetti scritti per servire da guida all'aspirante, affinché egli sappia in qual senso indirizzare i suoi sforzi per iniziare la preparazione del lavoro da compiersi nel tempio stesso. Da tale descrizione sembrerebbe che queste altre due grandi verità, concernenti il potere di parlare in presenza dei maestri e di stare loro di fronte, vengano solo realizzate, perlomeno nella loro pienezza, sull'altra riva, benché il neofita possa già nella corte esterna tentare di farle fiorire nella sua anima. E i primi germogli, infatti, possono cominciare a mostrarsi già al di là della porta d'oro, poiché si dice che questo potere di parlare alla presenza del maestro costituisca l'appello dell'anima alla grande potenza che è a capo del raggio al quale appartiene l'aspirante. Questo appello si dirige verso l'alto e poi riecheggia di nuovo in basso verso il discepolo e da lui si propaga nel mondo. È l'appello dell'aspirante verso la conoscenza e la risposta proveniente dall'alto conferisce il potere di diffondere questa conoscenza. Gli viene concesso di parlare in presenza dei maestri solo a condizione che egli, a sua volta, trasmetta ad altri la conoscenza acquistata, divenendo così egli stesso un anello di quella grande catena che unisce l'essere più elevato al più basso, trasmettendo a coloro che si trovano al di sotto di lui la conoscenza che la sua posizione gli permette di ricevere. Perciò è detto che colui che chiede di divenire un neofita deve, in primo luogo, diventare un servitore, poiché non potrà ricevere se non è disposto a dare. Questo potere della parola, non il potere di parole esteriori appartenenti piuttosto ai piani inferiori, ma il potere di parlare da anima ad anima, che indica la via a coloro che la cercano, non solo con semplici parole, ma facendo loro sentire la verità che le parole esprimono tanto imperfettamente, quel potere di parlare da anima ad anima è accordato al neofita solo quando egli desidera usarlo per il servizio, quando desidera di divenire una delle lingue del fuoco vivente che si muovono nel mondo degli uomini e che palesano loro il segreto che stanno cercando. L'ultima verità, infine, ci insegna che alla presenza dei maestri possono stare coloro i cui piedi sono stati lavati nel sangue del cuore. Ciò significa che, come le lacrime rappresentano la rugiada della vita prodotte dalle vivide sensazioni, così il sangue del cuore è il simbolo della vita stessa. Cosicché, quando si parla del sangue del cuore, in cui devono essere lavati i piedi del discepolo, ciò significa che egli non considera più la propria vita come un bene personale, ma che è pronto a riversarla sul mondo intero. E siccome la vita è la cosa più preziosa che l'uomo possiede, è proprio questa che gli deve donare prima di poter stare in presenza di coloro che tutto hanno dato. Egli non desidera più la vita per se stesso,
non cerca più di rinascere per i benefici e le esperienze che nuove esistenze potrebbero fornirgli. Egli ha lavato i piedi nel sangue del cuore, ha rinunciato al desiderio della vita per se stesso e l'accetta solo per il bene della razza, per il servizio dell'umanità. Solo quando egli darà così tutto ciò che possiede, potrà stare alla presenza di coloro che tutto hanno dato. Adesso capirete perché dico che quelle due ultime verità sembrano riferirsi piuttosto all'interno del tempio che alla corte esterna, poiché quel sacrificio assoluto di tutta la vita, quel liberarsi da ogni desiderio, quel possedere solo allo scopo di dare, è nella sua ultima perfezione il lavoro riservato a coloro che si trovano sulla soglia dell'adeptato. È uno degli ultimi trionfi della Rat, che sta per raggiungere quel punto in cui ogni conoscenza è conseguita, dove non vi è più nulla da imparare, più nulla da guadagnare. Ma anche la conoscenza che tale verità deve divenire una realtà vivente offre un aiuto ed una guida nella vita, e perciò ritengo che sia stata scritta nel vestibolo, benché in esso non vi sia ancora nessuno che possa sperare di raggiungerla perfettamente. Considerando questi diversi stadi che ci conducono alla soglia del tempio, cominceremo a comprendere ciò che devono essere coloro che sono sulla soglia, pronti ad attraversare le porte d'oro. Essi hanno ancora da superare quattro grandi stadi prima di poter raggiungere la sublime condizione di adepto. Vediamo però che si tratta di individui dalla volontà ferma, dal carattere ben determinato, dalla vita pura, e le cui passioni sono già estinte o in via di estinguersi. Essi sono capaci di controllarsi ed ardentemente desiderosi di servire. Hanno aspirazioni intense verso la purezza e verso i più nobili scopi della vita. E adesso, giunti sulla soglia, osiamo gettare uno sguardo nell'interno, sia pure per un solo istante, onde poter comprendere più chiaramente perché siano richiesti tali requisiti e perché nella corte esterna l'aspirante debba mettere in pratica le lezioni che abbiamo studiato. Lasciamo che i nostri occhi si posino per un momento, benché non possano farlo che imperfettamente, sui quattro sentieri o quattro stadi dell'unico sentiero che si trovano entro il tempio, ciascuno con la propria porta. E ciascuna porta è una delle grandi iniziazioni. La prima che troverete così spesso descritta come l'iniziazione di colui che entra nella corrente, espressione usata nella Voce del Silenzio e in molti altri libri esoterici, segna il passaggio chiaro e definito attraverso la soglia del tempio, dal quale, una volta entrato, il discepolo non ne uscirà più per ricadere nella vita del mondo. Egli non uscirà mai più, poiché è nel tempio anche quando lavora fra gli uomini. Questo entrare nella corrente rappresenta dunque un passo ben definito, e vedrete nei libri esoterici che, giunto a questo punto, il candidato ha davanti a sé ancora sette vite. In una nota della Voce del Silenzio è detto che un Kela, entrato nella corrente, raggiunge molto raramente il proprio fine nella stessa vita. Generalmente sono sette le vite che si stendono davanti a lui e che egli deve attraversare prima di raggiungere il grado supremo. Ma sarà anche bene ricordare, leggendo tutti questi libri, che queste parole non devono essere prese troppo alla lettera,
poiché le vite sono effetti e non sono sempre misurate da nascite e da morti terrestri. Forse esse sono stadi di progresso piuttosto che vite umane, per quanto siano spesso comprese fra la culla e la tomba, benché ciò non sia necessario. Queste vite si succedono una dopo l'altra, senza interruzione, e il discepolo passa dall'una all'altra progredendo incessantemente e conservando la propria autocoscienza. Quindi, alla prima segue una seconda porta, un'altra iniziazione. E man mano che queste vite vengono vissute, alcune delle rimanenti debolezze umane sono abbandonate una ad una, per sempre e completamente. Non più il lavoro incompleto della corte esterna, non più gli sforzi incompleti. Qui ogni lavoro che viene intrapreso è portato perfettamente a termine, ogni compito iniziato viene ultimato perfettamente e notiamo che in ciascuno di questi stadi vengono eliminati certi determinati legami, certe determinate debolezze man mano che il discepolo procede verso la perfezione, verso la totale manifestazione del divino nell'uomo. Della seconda iniziazione è detto che colui che la supera non dovrà rinascere che una sola volta. Egli sarà obbligato a ritornare una sola volta prima che abbiano termine i suoi cicli di nascite e di morti. Egli potrà incarnarsi volontariamente più e più volte, ma ciò avverrà per sua libera e spontanea volontà, per il servizio e non per il legame alla ruota delle nascite e delle morti. E quando passa attraverso quello stadio e raggiunge la terza porta, la terza grande iniziazione, egli diventa colui che non dovrà più rinascere. Poiché proprio in quella nascita egli passerà attraverso il quarto stadio che lo porterà alla soglia del nirvana. E là nessuna legge lega più l'anima, poiché tutti i legami sono spezzati e l'anima è libera. Il quarto stadio è quello dell'arat, nel quale gli ultimi residui dei legami vengono completamente eliminati.